massima condivisione questa esperienza a diverse tipologie di interessati, imprese, imprenditori, in modo tale da rendere questi luoghi partecipati e in grado di arricchirsi delle esperienze anche diverse che uno è in grado di portare. La curiosità, se condivisa, è un aiuto per migliorare la conoscenza e l'utilizzo di queste attrezzature, quindi far generare anche qualcosa di imprevedibile che appunto persone diverse, con interessi diversi, sono in grado di realizzare. Quindi il luogo deve essere aperto, il luogo deve consentire a chiunque, chi ha competenze, chi ne ha meno, di poter accedere, utilizzare, sperimentare e di fatto contribuire tutti quanti insieme a questa condizione esterna. Sicuramente lavorare molto sulla pianificazione di questo progetto, quindi definire accuratamente le tappe per poter arrivare a darne la più possibile visibilità, notorietà e soprattutto anche professionalità, quindi curare molto la preparazione e le competenze delle persone che lavorano all'interno di FabLab o che potrebbe generarsi qua a Lugna, lavorare molto sulla comunicazione, quindi trasformare questa esperienza, questo progetto in un racconto e questo racconto continuamente aggiornarlo nei mezzi appropriati in modo tale proprio a farlo diventare, farlo percepire come di interesse e di utilità per la comunità. E le intenzioni sono presto dette, quelle di utilizzare questo workshop di 3 ore all'interno del Future Forum per coprogettare un FabLab. Perché un FabLab? Per distinguerlo dalla formula normale dei FabLab, ispirandoci a un modello ben preciso che è quello appunto del FabLab attivato da 10 settimane dai nostri colleghi di Confartigianato Varese, molto orientato a capire quali sono le potenzialità e le opportunità per il mondo dell'artigianato, per il mondo delle piccole imprese. E perché coprogettazione? Coprogettazione perché vorremmo che questo FabLab di Udine, dopo la sperimentazione di quello temporaneo della prima edizione del Future Forum, fosse un progetto che gode dell'appoggio e del supporto di contenuti, di idee, di finanziamenti e di competenze non solo del nostro mondo, del mondo dell'artigianato, ma anche del mondo delle istituzioni, del mondo della scuola, del mondo della formazione, di tutti quelli che possono essere interessati a questa nuova realtà.